Quanta rabbia c'è Gianmarco per questo derby? Ma sicuramente c'è rabbia, c'è voglia di fare ancora meglio, perché la prestazione c'è stata, abbiamo fatto una grande prestazione, secondo me è mancato solo il gol e alla fine l'abbiamo preso e purtroppo è andata così, ma ora non ci dobbiamo più pensare, dobbiamo pensare alla prossima. Cangiano, uomo assist, ne hai confezionati almeno 3 non sfruttati. Sì, vabbè, io cerco di dare alla squadra quello che serve, cerco di dare il massimo come tutti gli altri i miei compagni, cerchiamo di essere equilibrati e affrontare le partite con tutta l'impegno possibile. Poi purtroppo l'ultima è andata male, ma pensiamo alla prossima. Che Cangiano è questo rispetto a quello dell'anno scorso? Ma lo stesso, solamente che quest'anno posso solo ringraziare, diciamo, i miei compagni che comunque siamo un gran gruppo e lo staff che ci mette in condizione di far bene e di essere secondo me una grande condizione fisica, quindi solo questo. Mancano poche gare alla fine del girone di andata, prima del big match, prima di ritorno con la Ternana. È il Pescara la favorita per la B ad oggi? Ma noi non guardiamo queste cose, noi pensiamo a fare il nostro percorso partita dopo partita, lavoriamo su noi stessi e pensiamo a migliorare giorno dopo giorno, quindi pensiamo solo a noi e a migliorarci in allenamento e per arrivare meglio alle partite. Mi dici solo una battuta sul Gubbio, che pensi di questa squadra in oggettiva difficoltà e che avrà 2 giocatori fondamentali squalificati? Ma come ti ho detto, non guardiamo, cioè, tanto contro chi giochiamo, guardiamo noi stessi, prepariamo le partite per fare meglio possibile, miglioriamo i nostri difetti, ma bisogna fare meglio qualcosa, ma riaffrontare la partita con lo stesso impegno e con la stessa grinta che abbiamo messo in queste fino adesso. Chiudiamo proprio così, Gianmarco, con la Torres, forse uno dei gol più belli di questo campionato hai segnato, ti manca un po' il gol? Sì, ovviamente mi manca, io cerco di mettere a disposizione alla squadra non solo il gol ma delle prestazioni che possono aiutare il gruppo e il Pescara a vincere, perché poi alla fine la cosa fondamentale è che il Pescara vinca, poi che segno io, che segna un altro mio compagno non cambia nulla, quindi certo mi manca, bisogna avere sempre fame del gol, ma l'importante è che il Pescara vinca. Guarda, sorridono Squizzato e Pellacani quando guardano te. Sì, infatti non li sto guardando perché sennò riderei anch'io.